Questa mattina facciamo due chiacchiere in maniera molto amichevole con l'assessore Carlo Campione e torniamo a parlare di Stadio Tomaselli. Sì, il problema è il problema che poi non è più un problema. Si trattava appunto di spendere un finanziamento di 800.000 euro garantito dal CONI per trasformare il campo Tomaselli in sintetico. Chiaramente è una somma rilevante. E immediatamente la questione che è sorta è quella di affrontare a viso aperto le problematiche che c'erano. Le problematiche erano tre. L'abbiamo fatto ieri convocando sia la federazione calcistica, quindi la FIGC, ma anche la federazione del rugby. L'amministrazione comunale non è a favore di uno sport, l'amministrazione comunale è a favore dello sport, a prescindere. Lo sport che ha dei valori molto importanti, io ricordo quello che vuole essere, come vogliono essere le Olimpiadi, nascono proprio per garantire la serenità e non la violenza. Quindi è un valore ideale sostenuto dalle amministrazioni, ecco, a prescindere dal colore, certamente. Quindi abbiamo voluto questo incontro e l'incontro è stato molto sereno, partendo da un presupposto che il problema andava risolto, che c'era un finanziamento e quindi doveva fare l'impossibile per fare in modo che questo potesse essere speso, garantendo un impianto polifunzionale per tutte le discipline possibili. Infatti, tre erano le problematiche. Prima le dimensioni del campo. È stato visto, proprio dal progetto presentato, che le dimensioni del campo potevano andare bene sia per il rugby che per il calcio. E poi con dati alla mano, con carte alla mano, abbiamo visto che l'altezza dell'erba sintetica, che era insomma, un'altezza che andava bene sia per il rugby ma anche per il calcio, forse era opportuno, fu una puntualizzazione data dal rappresentante della FIGC, se fosse un millimetro più bassa probabilmente era meglio anche per il calcio. Il rugby non ha avuto problemi a porre questo quesito sia alla federazione rugby che alla federazione calcio. Risolto questo, il problema non esisteva più, perché anche le strisce che se indelebili potevano creare problemi, questo problema ormai non esiste più, perché abbiamo delle ditte, contattato delle ditte a Fabriano, proprio, so perché abbiamo fatto un lavoro insomma certosino, e ormai si possono creare delle linee che all'occasione, ecco, si cancellano, si tolgono e quindi si fanno adatte alla specialità che viene rappresentata. Ma la cosa importante è che quella struttura, il Tomaselli, ora deve diventare una struttura per la città, a prescindere che verrà utilizzata per il rugby, io spero che verrà utilizzata sia per il rugby che per il calcio. E addirittura abbiamo saputo ieri dal presidente della FIGC che sicuramente un altro anno almeno la scuola di promozione verrà fatta. Quindi abbiamo raggiunto un risultato, non dico inaspettato, però è una valvola importante per andare avanti. Per quello che viene a essere il calcio purtroppo, voi sapete la storia del calcio a Caltanissetta, ultimamente è stato abbandonato a se stesso, però questo può essere il motivo per ricominciare da capo. Quindi logisticamente o tecnicamente, io non sono del mestiere quindi mi cimento nel dirle questo problema sembra essere risolto e superato, quindi la questione manto erboso può essere archiviata. Però si è parlato anche dello stato del luogo, cioè spogliatoi e quant'altro. Su questo lei cosa ci può dire? Quali sono gli interventi? Noi speriamo, ecco, che i soldi, la gara d'appalto sarà fatta a brevissimo, sciolto quest'ultimo nodo dell'altezza dell'erba sintetica. E poi però non sappiamo quando cominceranno i lavori, potranno cominciare insomma, a giugno, a luglio, agosto, probabilmente a settembre, proprio per dirla, per darci un margine di tempo il più ampio possibile. Certamente sarà una gara al ribasso, quindi speriamo che resteranno delle economie per cercare di intervenire il più possibile nella struttura che, ripeto, è un gioiello, è il quarto stadio della Sicilia. Ora dobbiamo valorizzarlo, ma sta a noi sostenere un'attività, ne sono convinto. Laddove riusciamo ad andare avanti con il calcio, è chiaro che e diventa necessario poter investire, e l'imprenditore investe in un'attività calcistica che è poi il primo sport italiano. Quindi anche da parte dell'amministrazione, in conclusione, comunque c'è un'apertura al dialogo. Assolutamente. L'amministrazione è a favore dello sport
E non può che essere così. L'amministrazione si pone al di sopra delle singole discipline e deve fare in modo che le discipline lavorino assieme. Ieri fu detto una cosa interessante, di garantire un'intesa tra le federazioni calcio e rugby, il problema non è soltanto a Caltanissetta, è ovunque, affinché questa intesa risolva le problematiche che possono nascere come questa che è nata a Caltanissetta. Quindi è lo spunto per andare oltre. E noi siamo più che favorevoli a questa modalità di intervento che ci hanno proposto le federazioni. Quindi a breve il Tomaselli risorgerà a nuova vita e magari si placheranno queste polemiche che a questo punto hanno, c'è una svolta diversa, ormai possiamo dire che possiamo mettere un punto. Ma io ne sono convinto, il problema è evitare di alimentare le polemiche che poi diventano politiche. La politica è sempre un modo per operare per la comunità, per il bene comune. Quando diventa una questione di parte, purtroppo si litiga inutilmente senza motivo. Io sono disponibile a lavorare, ma non con il mio partito, con il mio movimento, certamente, a lavorare con tutti quelli che con la buona volontà propongono soluzioni efficaci. Invece facciamo noi di Caltanissetta Live un invito a chiunque volesse aggiungere o precisare qualcosa. Noi siamo disposti, insieme all'assessore che ci ha dato poc'anzi la disponibilità, anche ad un incontro, chiamiamolo pubblico, nel senso nella nostra redazione o al comune, lei ci consente? Magari discutere di questa questione, chiarire finalmente la situazione sentendo, o meglio, incontrando le parti nello stesso momento. Assessore, la ringrazio. Un'ultima cosa, sì, sì, certo. Questo può essere un modo per rilanciare lo sport, l'abbiamo visto ieri, abbiamo coinvolto più di 15 federazioni per il Giro d'Italia, però lo sport esiste a Caltanissetta, dobbiamo crederci e dobbiamo lavorare in rete. Questo è un modo per dire lo sport c'è, il calcio c'è, il rugby c'è tutto, però mettiamoci assieme tutti, c'è la politica che non vuole essere una politica di parte, vuole essere una politica per il bene di Caltanissetta. C'è una politica nel vero senso della parola, di quello che significa politica, cioè servire, cioè esserci per il cittadino. Sì, sì, risoluzione dei problemi, io sono disponibile a lavorare con tutti, primo fra tutti la commissione, chiaramente, io tornerò in commissione, chiedo di essere convocato per relazionare quello che è successo, ma per affrontare tutte le problematiche che riguardano lo sport. Con la commissione c'era stato qualche piccolo inconveniente o... Non vi siete ben capiti? Qual è stato il motivo anche del comunicato arrivato da noi in redazione dove si è detto che c'erano delle problematiche non affrontate e via discorrendo? Sì, io ero stato in commissione la settimana scorsa e avevo detto che avevo avuto un incontro con le federazioni venerdì e che avrei relazionato sull'incontro. E per la verità la commissione mi ha chiesto di poter intervenire. Inizialmente abbiamo discusso sulla opportunità di intervenire, ma abbiamo concordato che per me andava benissimo il loro intervento. Allora ribadiamo anche alla quinta commissione a questo punto che se nel loro interesse, nell'interesse della città e anche quello dell'assessore chiaramente volessero partecipare a questo dibattito, noi siamo disponibili, basterà contattare la nostra redazione sia via mail che telefonicamente e saremo disposti a fare questo incontro.